Le cifre parlano chiaro. Nel 2014 in Alto Adige erano 80 le persone in lista di attesa per un trapianto d'organo. Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di reni, seguono con cifre molto basse fegato, pancreas, polmoni e cuore. Solo in 20 casi si è potuto procedere con il trapianto, troppo pochi. La vita di chi è in attesa di un organo è piuttosto complicata, come è facile immaginare. Kilian Bedin la racconta nel libro La terza possibilità. Parla della necessità di trovare un donatore compatibile per un trapianto di reni. Il primo gliel'ha donato la madre, da 4 anni e mezzo è in dialisi in attesa di un secondo trapianto. La provincia ha ideato una campagna informativa fatta di conferenze ma anche manifesti per far sì che cada un tabù, quello relativo all'ultimo atto di generosità che si può fare in vita, quello appunto di donare un organo. Sto aspettando un organo, praticamente un rene, da 4 anni e mezzo. E attualmente è così che sono 3 volte a settimana faccio la dialisi, 4 ore. Il mio anno è composto da 11 mesi e non da 12, perché facendo la somma di tutte le ore che faccio in dialisi, questo è. Ho già avuto un trapianto di rene. Il rene quella volta l'ha donato mia mamma, è durato 8 anni, nel quale io sono riuscito a creare una famiglia, se no probabilmente non sarebbe stato possibile. E adesso sto aspettando 4 anni e mezzo e aspetto ogni momento la telefonata di che un organo, diciamo, è presente o, diciamo, è pronto per me. A partire dall'estate di quest'anno, tutti i cittadini che si recheranno a rinnovare o a compilare ex novo la carta d'identità riceveranno informazioni di base in merito alla donazione degli organi e potranno compilare la relativa dichiarazione di assenso alla donazione. Inoltre, la dichiarazione di volontà alla donazione potrà essere effettuata presso il distretto socio-sanitario, il proprio medico di base o la sede dell'Associazione Italiana Donazione Organi. E non mancano i testimonial eccellenti. Io sono molto contento che ho deciso di fare quel passo e anche di un motivo che non lasciare la scelta ai miei familiari di dare la disposizione o di firmare la conferma. E così posso fare da solo e allora loro non hanno la pressione e non si devono chiedere, possono prendere l'organico o non possono prendere, allora lo faccio io personalmente.